Facciamo gli auguri a questo centro commerciale che compie 15 anni e lo facciamo attraverso i due titolari. Siamo qui sul palco Pino e Nino Falduto, con il vostro applauso. Auguri! Buonasera Pino, buonasera Nino. Allora Nino, una grande festa del centro commerciale, ecco, 15 anni di apertura di questo centro. Sì, sono passati 15 anni da quando abbiamo aperto al pubblico il centro commerciale Porto Bolaro e oggi li festeggiamo insieme a tutta la città, sì, a tutti i nostri clienti che naturalmente con la loro presenza danno vita al centro commerciale Porto Bolaro. Grazie soprattutto agli operatori di Porto Bolaro che naturalmente con il loro lavoro, con la loro presenza fanno in modo che Porto Bolaro si è diventato un punto di riferimento per lo shopping cittadino. Porto Bolaro in questi 15 anni di fatto ha ospitato tutti gli artisti presenti sul panorama nazionale e internazionale. E stasera Valentina Persia e i violinisti in jeans insieme a Salvo La Rosa alleteranno la serata dei nostri visitatori, di chi festeggia con noi questi 15 anni. E poi l'APAR, l'Associazione Pasticceri di Reggio Calabria, ci farà degustare la torta che sarà offerta a chi stasera è qui con noi a festeggiare. Quindi una serata molto bella, molto, per noi molto significativa. Festeggiare 15 anni per la vita di un'attività economica è un bel risultato, insomma, siamo contenti. Bei risultati, perché negli ultimi anni le grandi marche sono all'interno di questo centro commerciale. Per l'ultima l'IKEA. Sì, quest'anno si è aggiunta ai nostri importantissimi operatori anche la prestigiosa insegna di IKEA. IKEA ha scelto Reggio Calabria come punto di riferimento tra Catania e Salerno, quindi è il primo format di questa dimensione che ha realizzato in Italia. E la presenza di IKEA per noi è molto importante, ma credo che è importante per la città di Reggio Calabria. Reggio deve diventare riferimento mondiale, quindi per farlo diventare devono essere presenti le insegne più prestigiose. Stiamo cercando di fare la nostra parte, insomma, con umiltà e senza pretese di voler apparire non so chi, insomma. 15 anni con tutto cuore hanno festeggiato qua i fratelli Falduto quest'oggi. Tutto quello che viene fatto con tutto cuore è sicuramente meraviglioso e credo che possiamo dire che i fratelli Falduto ci hanno messo sempre il cuore nelle loro attività e in modo particolare in questo centro commerciale che è un fiore all'occhiello per tutta la Calabria. E quindi sono contento tutte le volte che vengo invitato qui per uno spettacolo, per un evento e in questo caso per i 15 anni di un centro commerciale sicuramente di grandissimo livello anche a livello nazionale. Per cui grazie ai reggini che ci hanno accolto ancora una volta con grande affetto, con tutto cuore. Da lui, 15 anni e non se risente il centro commerciale, i miei 15 anni sono passati, è meglio che ferma la mano se non parte il vortice, se li porta benissimo il centro commerciale, davvero benissimo. Sicuramente è la prima volta che sei qui a questo centro commerciale o a Reggio Calabria? In Calabria tante volte, Reggio Calabria, provincia, insomma ci sono stata tante volte, nel centro commerciale nello specifico la prima volta, contenta di aver fatto un augurio speciale perché 15 anni, insomma sembrano tanti ma poi non sono tantissimi, quindi è ad maiora semper. C'è gente che cerca di dare il proprio contributo per far crescere il territorio. Noi sono parecchi anni che collaboriamo insieme a loro e ci riteniamo fortunati di avere questa opportunità, anche perché poi si crea una grande bella festa, quindi si crea l'animazione, gli spettacoli e poi tutta la gente che comunque condivide insieme a noi questo anniversario. Il centro commerciale ha bisogno dei reggini, i reggini hanno bisogno del centro commerciale, quindi più si lavora in simbiosi, più si lavora c'è un confronto tra questo centro commerciale e cittadini e più comunque il territorio cresce. Sono qua insieme ai miei colleghi. Ecco Paolo Cariti, festività pasquale, quali i dolci che consigliamo a chi ci sta guardando, ecco, per la festività della Pasqua? Beh, in ogni caso sappiamo tutti che comunque la colomba e l'uovo di Pasqua regna sovrano nelle nostre attività. L'agnello pasquale è anche un punto di forza, di ricorrenza,
i gudduraci da noi, ma la sgota, angota, pizza con l'ovo, in tutta la Calabria non può mancare. E poi un'altra cosa che stiamo facendo come associazione pasticceri artigiani reggini è la ricerca di quello che erano i dolci antichi legati al mondo delle festività. Quindi tra breve qualche bella novità ci sarà. Presidente, perché comprare nel gruppo dell'associazione artigiani reggini, ecco, i prodotti? Perché intanto noi ci mettiamo la passione, ci mettiamo il cuore e tutto quello che possono essere le nostre esperienze. Noi siamo figli di una tradizione di maestri pasticceri come Don Giovannino, che comunque ci onora di stare accanto a noi, e cerchiamo di riportare quelle che sono le abitudini e le tradizioni della pasticceria reggina. Don Giovannino, qual è il trucco di un pasticcere? La passione quando si fa un lavoro, la passione, la passione prima di tutto. Porta avanti.